Achieved with CryEngine. Sulle difese, soldato. Sì, signore. Buona parte della 18ª legione può ancora combattere. Avete 3 unità ausiliarie a vostro comando. Scorpioni, arcieri e catapulte. Signore, li abbiamo respinti. Solo un manipolo ristretto è riuscito a infiltrarsi. È qui! Aiutami! È un ordine! Mio signore, il palazzo è stato attaccato. Non mi preoccupano i barbari! Mi spaventa lui! Portiamo al sicuro. Al sicuro? Niente al sicuro!
da questo demone? Le vostre stanze sono un luogo sicuro. Le mie stanze? No, no, i sotterranei, di qua! Andiamo. Perché la porta è chiusa? C'è qualcuno lì dentro. Dovresti essere tu ad aprirla. State indietro, così. Potrebbero essercene altri nulla. Ora brucia, Romano! Qui, presto! Forza! Oh. Avanti! Ecco! In fretta! Damocle è tornato dall'oltretomba, lo giuro! Damocle. Damocle è un mito. Sono gli uomini uccidono, mio signore. Gli dèi ci guidano. Non interferiscono con gli affari terreni. Oh! Quale sommo oracolo te l'ha confidato, generale? Mio padre. Qui saremo al sicuro. Almeno credo. Ebbene, io confido negli dèi per la nostra sicurezza. Qui saremo al sicuro, imperatore. Ne sono certo. Al sicuro? Sì, grazie agli dèi, ma tu... Quale famiglia? Qual è il tuo nome, soldato? Marius, ma non ha alcuna importanza. La mia storia, invece, sì. Mio padre diceva che gli dèi ci guidano, ma scegliamo noi il nostro cammino. Voi siete un imperatore, io un soldato. Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? Cosa ci ha reso gli uomini che siamo? La mia storia ebbe inizio 10 anni fa. Padre. Marius? È bello vedervi. Come vi sembro? Il perfetto soldato romano? Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla. Tua madre sarà felice. Non mi sono arruolato per crogiolarmi al sole. Come voi, voglio combattere. Verrà il tuo momento. Vedrai, figliolo. Ricorda, i tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Padre. Marius! Fatti guardare. Sei così bello. Madre, ti prego. Tua sorella ti aspetta. E presto la incontrerà, cara. Ma ora vorrei parlargli da solo. Molto bene. Andrò a cercare tua sorella. Qualcosa ti preoccupa? A suo tempo ne discuteremo. Per ora, vediamo cosa hai imparato. Un giorno triste, ma memorabile. Il figlio che piega il padre.
sai brandire la spada, ma non sguainarla troppo in fretta. Prova sempre a tendere la mano prima. Passeggiamo. Si dice che Roma sia in grande fermento. Sì, viviamo in tempi difficili. Le elezioni potrebbero cambiare tutto. Te ne faccio dono, così come tuo nonno fece con me. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dirti. Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerriero. Condottiero rispettato di una grande armata. Durante una battaglia, i suoi vili comandanti l'abbandonarono. Lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido eroe. Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e trucidato ciascuno dei generali traditori. Oggi, molti comandanti recano un pugnale con l'immagine di Damocle sulla guaina. Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi verso i propri coscritti per non incorrere a loro volta nell'ira vendicatrice del centurione nero. Settima! Barbari! Seguimi! Ascolta, vogliono ucciderci, Marius. Dobbiamo arrivare al Senato per salvare la mia gente. Solo tu e io. Avanti, Marius. Feccia romana!
Di là. Là attende il tuo fare. Corri. Marius, di qua! Padre! Arrivano, Marius! Ci danno la caccia! Salva Roma! Salvala da... Salvala da loro! Maledetti! Maledetti barbari assassini! Farò ciò che chiedete, padre. Verserò il loro sangue. Salverò Roma. Sono il comandante Vitellio. Conoscevo tuo padre. Sei il sangue che brami. Ti prometto che con me ne troverai in abbondanza. Sei con la seconda, vero? Sì, signore. Non più. Benvenuto nella 14ª. Vitelli ha completato il mio addestramento, mantenendo la sua promessa. Finalmente potrò reclamare il mio debito di sangue. L'isola di Britannia, quel fetido cubo ai confini dell'impero, patria di quelle carogne che hanno massacrato la mia famiglia e fomentato la ribellione sfociata nelle strade di Roma. Il mio ufficio nella 14ª ci ha condotti a queste isole. Domando questa insurrezione.
scusa. Non neutralizziamo quella torre. L'intera flotta sarà distrutta. Mario! Dia lode agli dei! Forza! Uniamo gli uomini rimasti della 14ª e abbattiamo quella torre. Prendeteli! Scocciate! Ne ho preso uno! Non te l'aspettavi, ma schiacciato dalla tua stessa torre. Soldati, ascoltate! La flotta è distrutta! Il nemico controlla la spiaggia! L'acqua accoglie i nostri caduti! Ritiriamoci! Morto! Morto! Deve essere morto! Dobbiamo ripiegare! Abbiamo un punto di raduno! Ci siamo! Non lo so! Nessuno se lo aspettava! Erano buoni! Finché non so il segnale! Ascoltatelo! Se non fosse per lui, saremmo morti! Ritirata! Indietro! Avanti, uomini! Siamo quasi alla torre! Chiuda i barchi! Tenere l'assetto! In posizione! Verso destra! Avvicinatevi! Tutti pronti! Tutti! In posizione! Ripiegare! Rompere le righe! Faremo a pezzi quella torre, soldati! Coraggio! Carica! Uomini! Alzate il contrappeso! Io tengo a sbloccare il catenaccio! Soldati! L'impavido assaggia la morte una volta. I codardi altre mille. Ora abbiamo versato il sangue dei bambini. E sangue proprio come noi. Nubi! Ci siamo!
marcia! Fino all'arrivo degli arcieri. Legionari! In linea! Forza, compagni! Prendiamo questo forte! Forza! Forza! Tutti sono qua su. Seguitemi. Andiamo. Di qua. Sulle scale, via! Morte ai fan! Appena pronti, per me. Tutto chiaro. Sulla catapulta! Via! Comandante! Oggi abbiamo perso soldati e ufficiali valorosi. Marius, hai dimostrato di saper comandare. Hai ottenuto il rispetto degli uomini. Quindi, prendi questo elmo. E indossalo. Legionari! Salutate il vostro nuovo centurione! Marius! Va bene, calmatevi! Ora calmate. Sentite,
Sapete cosa attendervi da questi barbari? Una razza di carogne rabbiose che lotteranno con le unghie e con i denti. Ma loro ancora non sanno che cosa li aspetta. Roma è la civiltà! Roma è l'ordine! Roma è potere! E qui fuori, noi siamo Roma! Comandante, i barbari di Re Oswald marciano su York. Il generale Commodo e la Sesta Coorte li hanno ingaggiati, ma di loro non abbiamo notizie. Ormeggiate le navi rimaste e scaricatele. Preparate gli uomini. In marcia per York! L'avanzata settentrionale nel cuore dei territori ribelli è stata sfiancante, rallentata dagli scontri con queste tribù incollerite. Roma ha portato pace, benessere e prosperità in queste terre. Una pace infranta da una ribellione dilagante. Ora, finalmente, siamo giunti in prossimità del focolaio della rivolta. Lì dove regnano Re Oswald e la figlia guerriera. Gli esploratori riferiscono di un'armata barbarica in rapido approccio. Se si ricongiungono con questo esercito, non avranno speranza. York allora cadrà. Quei cani, dalle chiome scarmigliate, ci sovrastano per 20-1. Lo scontro diretto è assolutamente da evitare. Non attaccherete? Il loro comandante, Re Oswald e la figlia Boudicca, sono tra noi. Se lo catturiamo, i capi tribù saranno obbligati a negoziare la resa. A quel punto Oswald dovrà inginocchiarsi e giurare fedeltà a Roma. Questi britanni sanno onorare un patto. Loro non hanno onore. Questi parassiti osano sfidare la potenza di Roma. Devono subire il nostro castigo. Il nostro castigo o il tuo? Signore? Basta! Soffocheremo la ribellione a modo mio e senza mettere a repentaglio vite innocenti. È chiaro, centurione? Sì, comandante. Eccellente. Un piccolo distaccamento penetrerà nell'accampamento per catturare Oswald e Boudicca. Io guiderò il grosso delle forze e bloccherò i rinforzi. Quali sono i miei ordini? Ti ho promesso il sangue, no? Tu catturerai Oswald e Boudicca. Per proteggere i tuoi soldati, dovrai eliminare gli arcieri appostati sull'acquedotto. Andrai in avanscoperta. Intesi, signore. È un onore. Avete sentito, Boudicca? Andiamo in ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti. Riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Hanno perso il loro generale, faranno di tutto per riaverlo. Se sentite qualcosa, qualsiasi cosa, date l'allarme. Domande? Che ora è? Chiudi la bocca, Keenan, va alla strada occidentale, controlla le trappole, che scattino alla minima sollecitazione. Intesi? Certo! Alistair, resta con me. Gli esploratori riferiscono di un distaccamento romano in zona, forse diretto all'acquedotto. Ma non ci arriverà mai, giusto? Giusto. Nulla. Il posto di... Trappola.
Ecco cosa rimane della quarta legione. Del previsto. Meglio dirigersi in fretta all'acquedotto. Le legioni si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Agli ordini. Forse di qui si sale. Avresti mai dovuto venire qui. Ora morirai. Hai intanto il voto versato. Hai ucciso innocenti, donne e bambini. Cosa credi si fondi il tuo impero? Nessuno vi ha chiesto di venire. Nulla mi impedirà di proteggere la mia gente. Ah!
terrapieno! Signore! Avanti! Restate saldi! Fate strada! Informazioni! Stop! Verso destra! Tenete duro! Scusa, ti spara! I fucili sono veloci! Devo fare in fretta. La linea non terrà. Thank you.
foresta. I britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. Fermi! Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... La guardia prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Mio fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire... Che cosa ne hanno fatto questi selvaggi? Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani. Tua figlia? Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Come? Ti permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò che voglio. Vi prego, no! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorne nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego, lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo. Dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri senza fondo. Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti. E dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, rinchiudete i prigionieri. Preparatevi! Sentito il comandante, pronti a marciare! Centurione! Non perdete tempo! Andiamo a nord! D'accordo! Vitellio ci ha condotti a Settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità, nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glot, si dice sia niente meno che il Parco Perlate, luogo di fiamme e morte. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le spalle. Ci muoviamo alla decima ora. Sì, signore. Salveremo Commodo.
costruiscono i fantocci di Vimini solo per i sacrifici più importanti. Sarà certamente là. Attaccheremo col favore della notte. Non mi piace. Quello... Laggiù! È solo un cervo! Solo un cervo! Cosa ci osserva? Se vogliono battersi, perché non escono allo scoperto? Forza! Silenzio! Cosa ti spaventa? Siamo romani, della 14ª. C'è qualcuno? È fuggito dalla nebbia! L'ho visto, una sorta di animale. Un animale con due gambe. Calma, soldati. Ci avrebbero già attaccato se avessero voluto. No, hanno abbastanza senno per tenere. Di fretta, uomini! Fermi! Vado in avanscoperta. Alzati, figlio di Roma. L'impero ha bisogno di te. Alzati. Devo trovare i miei. Che gli dèi abbiano pietà di noi. Ugh!
salvarli tutti. Forza! Sì, signore. Con me! Formazione! Forza! Proseguiamo! Fianco sinistro con me. Gli altri sulla destra in attesa del segnale. Sì, signore! In linea! Difendere il cancello! Troverò Vitellio. Prendete l'ariete! Abbattete il fantoccio! Un uomo deve imparare a ignorare ciò che crede di vedere. Ben fatto, Marius. Soldati! Soldati! Non state lì impalati come inutili somari! Fatemi uscire! Fatemi uscire di qui ora! Suppongo sia il grande condottiero, generale Commodo. Sì, il figlio dell'imperatore. Fatemi uscire di qui, idioti! Ve lo ordino!
Tu alla vittoria, tu hai gli onori, centurione. Subito, signore. Avanti, avanti, idiota in sapace! Dammi il tuo mantello! Dammi il mantello! Ci siamo diretti a York. Commodo era salvo e Oswald pronto ad accettare la pace. Imploro gli dèi perché la fine di questo orribile massacro sia ormai prossima, così da poter tornare finalmente a Roma con i miei uomini. Comincio a credere che il comandante Vitellio avesse tutte le ragioni per disapprovare questa campagna. Ma quanti soldati sono morti per una vana vittoria? E io? Ebbene, io ho versato tutto il sangue versabile. Signore, reco di fronte a voi Oswald, re di Britannia. Ha rinunciato a questa ribellione. Obbedirà alle leggi di Roma ed ora innanzi combatterà solo per la salvaguardia della pace tra i nostri due grandi popoli. Vostra Altezza, chiedo solo che la mia gente sia trattata con equità, come vostri eguali. Così tutti potremo vivere in pace. Così potremo tutti vivere in pace. Il trattato di pace di Roma. Il volere dell'imperatore! La pace dell'imperatore! Chiede solo il sigillo del re su quella pergamena, poi lasceremo quest'isola abbandonata dagli dèi. Il tuo imperatore, mio padre, egli è giusto e leale. Il sigillo dell'imperatore. Diretta propagine del suo volere e della potenza di Roma. Alzati. Abbracciami. I barbari hanno ucciso mio padre.
capo l'imperatore. Salva Roma da loro. Forza! In ginocchio, cani! Vi aspettate! Ho detto in ginocchio! Non è questo il momento, Patica. Corri! Mio padre è un dio! Io sono un dio! Obbeditemi! Come fossi un dio! Andiamo al porto! Vitellio! Ti ordino di soggiogare questa faccia ribelle! Difendi la città! La pagherete cara! Massacreremo ogni uomo, ogni donna e ogni bambino! E profaneremo le vostre tombe! Rinforzate le mura! Respingeteli! Ora! Chiudete i cancelli! Non devono entrare per nessun motivo! Tu pensa alle mura. Varius, ci serve tempo. Devi tenere il nemico all'esterno. Non è possibile. Dobbiamo evacuare tutti i civili verso la banchina. Fa tutto ciò che puoi. Ci vuole. Ora va. Arcieri, in posizione. Pioggia di frecce al mio segnale. Lasciate, signore. Abbiamo perso gli uomini. Sono in troppi. Sembra un'intera armata britannica. Quanti sono? 10.000. Ma che darci la forza? Mai visto nulla del genere. Soldati! Ci attende una grande battaglia! Sono qui per noi! Per prendere ciò che è nostro! Ciò che abbiamo! Vogliono portarci via tutto! Che pagheranno a noi! Vedremo se ci riusciranno! Arcieri! Scoccare! Baliste! Tirate alle armi d'assedio! State nei pressi dei bastioni! Quando le scale toccano la pietra, calciatele via! Arrivo! Apritemi! Torri d'assedio, portata! E anche per i loro arce! Attenti! Arcieri! Scoccare! Thank you.
Seguitemi, uomini! Voi lì dentro, alle navi, presto! È un'evacuazione, forza! Tutti fuori! Brigatevi, forza! Orchestra tutti! Comprate! Ordine del comandante Vitellio! Il cancello sud è caduto! Dov'è? La città verrà distrutta! Portate la gente alle navi! D'accordo. Devo arrivare alle banchine. Esiste un'altra via? Sì, potete tagliare per i bassi fondi. Arrivano i britanni! Cederete, date una spada e li batterò da solo contro questa marmata. Alle navi! Raggiungiamo le navi! Signore, siamo a uno stallo. È così da un'ora. Hanno degli arcieri appostati. I barbari non cederanno. Forza, soldati! Mostriamo la potenza dei nostri scudi e la lama delle nostre spade! Ripiegate! Il resto di voi presidi il ponte per la ritirata! Io incontrerò Vitellio al tribunale! Sì, signore! Barricate questo vano, uomini! Prepariamoci per il prossimo assalto! Marius, vieni! Seguimi! Gli dei ci hanno concesso un po' di respiro. York è perduta. Dobbiamo trarre in salvo il maggior numero possibile dei nostri. Il fiume è l'unica via di fuga. Li porteremo sulla nave venuta da Roma. È corazzata e può sopportare ogni tipo di attacco dei barbari. No, dovranno salire sulle altre navi. Commodo e la sua guardia sono fuggiti sulla nave da guerra. Sono stati i primi a fuggire. I primi a lasciare il porto lasciando indietro donne e bambini. Aggiornami sulle difese. Siamo tagliati fuori dai distretti e stiamo difendendo i ponti, ma la maggior parte di noi è stata evacuata. Bene, quando tutti saranno in salvo, ci ritireremo sull'ultima nave. Sir! Marius, di qua. Dobbiamo spargere la voce, riferirlo in Senato. Commodo deve pagare per questo. È giusto. Prendi il comando, raggiungi gli uomini sul ponte e riportali indietro. Io controllo l'evacuazione da qui. Ehi tu! Arretra! Porteremo via da qui. Userò lo scorpione per coprirvi le spalle. Uomini! Trasportateli su
versante sinistro! Finché la nave non salta. No! Andate voi! Voi dovete vivere! Il Senato vi ascolta! Siete un comandante! Andate! Damocle fu un valoroso guerriero. Un condottiero alla testa di un'armata imponente. I suoi vili comandanti lo abbandonarono. Nemesi, la dea della vendetta, concesse a Damocle di tornare tra i vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e ucciso ciascuno dei generali traditori. Damocle. Marius Titus, sei un generale di Roma. Ti ho condotto qui per proteggermi da Damocle. Ma tu sei Damocle. Non mi aiutatemi. Tu sei Damocle. Sì, è vero. E la mia storia sta per concludersi. Mi ossessionava una sola idea. Una sola, unica, brama. La sete vendetta. Vendetta contro l'imperatore Nerone.
che aveva massacrato i Macari contro i suoi spregevoli figli che avevano tradito la mia legione! Per riscuotere il mio debito, sarei tornato dove il mio viaggio era iniziato. Sarei tornato a casa. Il pericolo era in agguato durante il mio ritorno a Roma. Il male che aveva afflitto la Britannia ora tormentava anche l'urbe. Profughi malnutriti narravano storie di privazione e tortura ai bordi delle strade di quella che un tempo era Roma. La legge era stata stravolta. Il mio unico scopo era tornare per porre fine ai due soprusi, Nerone. Per salvare la Roma che avevo amato e restituirla al suo popolo. Di Marius, i nostri peggiori nemici non strisciano solo nelle terre più remote. Chi sei? Perché tutto questo? Mio padre era un eroe di Roma. Tuo padre era un grande generale e un senatore apprezzato. Troppo apprezzato, forse. L'imperatore è un uomo invidioso. Un uomo meschino. Tuo padre viveva per servire Roma. Nerone serve solo se stesso. Aspira al potere fine a se stesso. Si crede un dio. Il gelido vento sussurrò parole avvelenate all'orecchio dell'imperatore. Tuo padre e altri come lui volevano rendere Roma al suo popolo. L'imperatore li fece assassinare. Dopotutto, è ciò che gli imperatori fanno. Il frutto della sua ingordigia fu spartito tra i suoi figli, Basilio e Commodo. Egli li colmò di poteri e responsabilità smisurate di cui erano indegni. Roma abbandona i suoi figli, Marius. Tu hai un ruolo fondamentale nella tragedia umana. Del resto, tutti quanti noi siamo indispensabili. Damocle, spirito della vendetta. Il destino dell'impero è nelle tue mani. Salva Roma. Salvala da loro. Thank you.
dovevo partecipare al torneo dell'imperatore. Soltanto un uomo poteva consentirlo. Allora gli feci visita. Damocle? Sono qui per il torneo. Ah! Sei un gladiatore. L'armatura leggendaria è un vero tocco di classe. Mi hai quasi... Solo i guerrieri più abili possono partecipare. Vediamo se... Combatti bene quanto... Sei agghindato. Antagonista. Bravo! E di meglio che il prossimo atto inizi! Un campione dell'arena! Direttamente da Batavia, Justinus! Sta attento! Questo fa successo! Yeah!
contro impeccabile, sfolgorante. Incontriamoci nei miei alloggi. Desideri affrontare il tuo imperatore? E così sia. Ecco il tuo lascia passare. Non perderlo. Hai trasformato l'assassinio in un'arte. Ma io sono solito esprimermi in forme differenti. Ecco alcune delle mie ultime opere. Ho appena portato gli ultimi ritocchi. È un dono di mio padre, l'imperatore. Un'opera strabiliante, se posso permettermi. Con una sorpresa nascosta. Uno scomparto nella testa che gli fa versare lacrime di pregiato vino bianco a simboleggiare l'amore per l'impero. Ma forse potrebbe versare qualunque cosa. Qualunque. Sangue. Fiumi di sangue. Livide montagne affossano il Senato. Le strade di Roma si tingeranno di rosso. Rosso sangue. Ti ho scorto nei miei sogni. Liberami se vuoi conoscere il tuo futuro. Eroe caduto di Roma. Spirito della vendetta. Damocle perirà per mano del grande generale Marius. E il generale per mano di Damocle. Ma Nerone soccomberà solo sotto i colpi della sua stessa lama. Non puoi ucciderlo. Commodo era il prossimo. Al Colosseo di Roma avrebbe sbandierato le sue grandi vittorie, attribuendole ingiustamente a sé. Avrei ottenuto il diritto di affrontarlo e purgare il veleno dal cuore di Roma. Avrei avuto la mia vendetta.
smani riuscire a combattere. Non sai di che parlo. Verrai massacrato al primo scontro. Ho lottato in ogni arena, nessuno mi ha mai battuto. Questo è il Colosseo. Non sei qui per lottare. Sei qui per morire. Cadde in trappola. I britanni e i loro arcieri circondavano i nostri prodi soldati. Commodo li avrebbe infine salvati. Come intendi uccidere? Potresti pugnalarlo alle spalle, ma sarebbe prevedibile. Che ne dici di un pio? Un colpo dritto al cuore, proprio come farebbe il grande generale Commodo. Commodo devasterà l'acquedotto! Che gran finale! Soggiogato ogni popolo che abbia osato opporsi a me. Sono il più grande generale ad aver mai guidato Roma e la sua gente. Oggi avete avuto l'onore. Sì, l'onore di ammirare il massacro di ogni gladiatore che mi abbia sfidato. Questi grandi e temuti guerrieri giacciono esanimi, piegati di fronte a voi, sconfitti da me, il vostro generale, condottiero e salvatore. Aquila, confesso di essere piuttosto in ansia. Perché, imperatore? Mio
Damocle sta lottando come un leone da ore ormai, senza che le forze lo abbandonino. Non temete per vostro figlio, imperatore. Idiota, non temo per la sua inutile vita, ma per la mia borsa. Ho scommesso una fortuna. Piegherò la sorte. Vostro oro è salvo. Oh. E anche il verme. Vostro generale. Vostro salvatore. Vostro Dio. Dici di voler proteggere Roma. Ma chi proteggerà te? Da me! Esala l'ultimo respiro. Lui, nauseabonda, canaglia! Maledetto! Avanti, Damocle. Reclama la tua vendetta. Di qua! Sono io, Commodo! No, sciocco! Sono io, Commodo! Io sono Commodo. Per te è finita, Damocle! Quale? Posso rischiare, Damocle. Tu mi capisci? Io so di essere immortale, ma la plebe è volubile. Un colpo fortunato da parte tua e la mia... Esala il tuo ultimo respiro, Commodo.
vendetta! Tu sei il prossimo! Uccidetelo! Uccidetelo! Ho conosciuto un solo uomo capace di lottare così. Finiamo ciò che tuo padre ha iniziato, Marius. Svelto, dobbiamo uscire da qui. Il Senato non è che un pugno di vecchi politicanti, incapaci di discernere verità o ragione. Li ho messi in guardia sulla Britannia, ma senza fortuna. Commodo ha trattenuto le legioni come un vigliacco, mentre una ciclopica armata barbarica depredava l'impero puntando su Roma. I britanni? Sì. Le loro forze sono decuplicate. Chi si oppone a Roma non fatica a trovare alleati. Anche le tribù dei territori più remoti hanno inviato le loro belve da guerra. L'imperatore e Commodo si sono fatti dei nemici. Troppi nemici. Questi barbari si sono resi conto di quanto ci siamo impigriti sotto il governo di Nerone. Vogliono distruggerci. Distruggere l'impero. Senza Commodo, mi chiederanno di assumere il comando. E io avrò bisogno dei miei uomini migliori. Ho intuito che fossi tu nell'arena. E ho preparato questo. L'imperatore deve morire. E così sarà. Ma prima Roma va salvata. Ho bisogno di te, Marius. Lotta per tuo padre. Lotta per la legione. Lotta per Roma. Budik, un tempo aveva in pugno il suo destino, ora lei è alla testa di 1000 tribù. Le loro belve da guerra ci assediano, il degrado di un impero in rovina bussa alle porte della capitale. Tutti rispondiamo delle nostre scelte, Nerone, ma sembra che sia solo il popolo di Roma a pagare per te. Ah, Budik, il tuo nemico non era Roma. Ma Nerone, l'assassino dei nostri padri, e noi saremo vendicati. Ma se Roma cade, il nostro mondo piomberà nell'oscurità. Il caos seminerà devastazione. Io non permetterò mai che questo accada. Da
Le difese della città spingeranno quegli animali in questa piazza. Una supremazia numerica schiacciante, ma in questo spazio il vantaggio si annulla. E se gli dei vorranno, Roma vedrà un nuovo giorno. Arriva. In posizione. In posizione. Il contrattacco, mi serve ogni uomo ancora in più. No, sarò io a condurre. Non ce la farete mai. Non posso lasciare a te tutta la gloria, giusto? La riserva della quarta coorte è riunita, ma hanno sfondato le linee. Squadre d'assalto girano per la città. Tutto chiaro. Marius, figlio di Roma.
Alzati! C'è ancora tempo. Il destino ti attende. Guardati intorno. Come posso evitare la caduta di Roma? Tutto è perduto. Non perdere tempo a strappare i vetri. Taglia la testa. Mudik. Mudik. Generale, non le tratterremo ancora a lungo. Mudik. Signore. Signore, non so quanto potremo... Gli dèi non sono con noi! Dobbiamo... Ripiegare? Fuggire? È per questo che sei qui? Che hai lasciato i tuoi uomini? Gli dèi stessi ci hanno invocato. E tu vuoi fuggire? Dovrei ucciderti io stesso. Tu disonori i tuoi uomini. Tu disonori me. Tu disonori Roma! Te lo giuro, Centurione. Roma non cadrà. Non oggi. Oggi noi combatteremo. Annuncia ciò che resta della Sesta Legione di rinforzare il fianco occidentale. Richiama la quinta dei quartieri vecchi. Io radunerò la quattordicesima e impegnerò il nemico di fronte al palazzo. Va! Tutto chiaro! La linea frontale terra. A costo di difenderla da solo. E qua, generale! Le forze di Budicca hanno invaso il foro! Gli ordini? Colpiremo la guardia di Budicca! Per eliminarla! E Budicca sull'elefante da guerra! Cerca di penetrare le difese del palazzo! Che artiglieria abbiamo? Là, sul crinale, c'è uno scorpione! Elefanti da guerra! Signore, non arretrate troppo! Gli arcieri nemici coprono quest'area! Attenzione! Un altro elefante! Vediamo, Romano. Stavolta cederai o perirai. E lasciarti devastare Roma? Mai! Non possiamo vincere entrambi. E io non posso lasciare che tu mi ostacoli. Budicca! Marius, figlio di Roma.
Non siamo tanto diversi. Il fatto ci vuole nemici. Ma in un'altra vita. In un'altra vita, forse. Non in questa. No. Non in questa. Fallo, Romano. Fallo. Centurione Severo, a me! Sistemalo sul punto più alto. Sì, i barbari fuggono. E noi vinceremo. È chiaro che non sei qui per proteggermi. E adesso? Hai massacrato la mia famiglia. Hai mandato Roma in rovina. Tutto quello che è successo, questo inutile bagno di sangue, ha origine dalla tua gelosia, dalla tua vanità e dalla tua arroganza. Aspetta, aspetta, aspetta! Dimentichi la profezia dell'oracolo! L'imperatore morirà solo per mano della sua stessa lama! Non puoi uccidermi, solo io posso farlo, l'hai detto tu stesso! Vi imploro! Porgimi il tuo pugnale, così potrò morire da imperatore, anche se non ho vissuto come tale. Dici che i barbari sono stati sconfitti? Quindi non sono loro a bussare alla porta, ma i miei pretoriani! Guardie! Guardie! Damocle qui! È qui per uccidermi! Proteggetemi! Marius, amico mio! Hai una vaga idea dei problemi che mi hai causato? E quanto ho dovuto penare per rimettere ordine nel mio disegno? Leonzius è morto, imperatore. Non è questo il momento, Boudicca. Corri. Perché? Semplice. Per distruggere Roma e la sua insulsa idea di civilizzazione. Marius! Attento! Voi mortali avete i vostri giochi e noi dei i nostri. Ma il gioco ha le sue regole. Oh. Yeah.
tempo, Roma guarì e la sua civiltà fiorì e prosperò ancora una volta. La città, liberata da un eroe mai celebrato, progredì per migliaia di anni. Roma avrebbe resistito. Da allora, fino alla fine dei giorni.